Allora, è un vero piacere che oggi siamo qui in questo studio di registrazione ormai con Mario Giambelli, che quasi tutti voi dovrebbero conoscere, altri magari non conoscono. È un giurista molto preparato che si è occupato dei temi che ci riguardano tutti, ecco, come attuare la Costituzione, che cosa dice veramente la Costituzione, cosa dicono veramente i trattati europei e cos'è che ci ha portato nella crisi di oggi, perché la visione di un giurista è importantissima. Direi che fondamentalmente prima degli economisti vengono i giuristi, perché sono i giuristi che definiscono le norme, insomma, che comprendono le norme. Molti degli economisti la Costituzione non l'avevano, non l'hanno capita, non sanno che certe cose non le possono proprio fare perché la Costituzione non impedisce. Però oggi persino nelle università si insegna un diritto che non è più quello costituzionale, ma è post-costituzionale. Quindi, nel senso che le università insegnano il diritto secondo la visione neoliberista. Il neoliberismo e la Costituzione sono antitetiche. Il neoliberismo è il tradimento della Costituzione, la Costituzione è il modo per liberarci dal disastro capitalisti del capitalismo finanziario. Allora, quindi passo la parola a Mario e che ci aiuterà in questo percorso. Ecco, allora, oggi vogliamo mettere alcuni punti fermi su concetti fondamentali. Sui quali ancora oggi regna una certa confusione anche tra gli addetti ai lavori. Il primo punto che vorrei che terrei a chiarire è che la Costituzione è una legge sovraordinata a tutte le altre, quindi sovraordinata non solo alle leggi ordinarie, ma quindi anche a tutto il diritto dei trattati europei e anche al diritto derivato. Questo perché? Perché la Costituzione è espressione di potere costituente e questo è un punto, direi, molto delicato, però abbastanza tecnico, ma semplice da capire. Allora, il potere costituente è il potere che ha un popolo di costituirsi in Stato dandosi una Costituzione. Per farlo viene eletta un'assemblea costituente previa ovviamente una campagna elettorale fatta dai partiti politici che espongono il loro programma elettorale, ovviamente basato su quello che sarà i progetti di Costituzione. E, quindi viene eletta questa Assemblea Costituente con un sistema rigorosamente proporzionale, perché l'Assemblea Costituente deve essere il frutto della più ampia condivisione tra le forze politiche. E deve essere un'espressione piena della sovranità popolare. A questo proposito si dice che lo Stato non ha una Costituzione, ma è una Costituzione. E questo significa che non esiste uno Stato senza una Costituzione, perché la Costituzione è l'espressione piena della sovranità popolare. Il potere costituente quindi è un potere originario. In quanto tale è sovraordinato a tutti gli altri poteri. Appartiene al popolo a titolo originario e solo al popolo, e nessun altro potere costituito se ne può appropriare. Per chi non ha mai sentito parlare di questi temi, direi alcune cose. Allora, il potere costituente, appunto, come hai detto, è il potere che emana da un popolo sovrano sul territorio, con dei confini. Ecco, questo lo vediamo nella storia del diritto romano, così, popolo, sul territorio su quale ha la sovranità. Il popolo condivide una determinata visione del mondo, una visione dell'uomo, quindi vuole realizzare uno Stato che ha una certa forma. Ecco, la cosa nuova della Costituzione italiana del dopoguerra è che nel dopoguerra, cavolo, è successo qualcosa. L'umanità per la prima volta, diciamo, nell'intera umanità si è risvegliata, diciamo, ma le vogliamo ancora le guerre? Allora, durante il fascismo, quando Mussolini dichiarava guerra, andavano in piazza a applaudirlo. Oggi non è più così, è cambiata la coscienza popolare nel mondo in generale. C'è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e così via. E posso aggiungerei anche che quindi ormai, anche nel diritto internazionale, ci sono delle norme che dovrebbero sovrapporre, sono
più di livello più alto di qualunque trattato. Queste norme sono quelle del diritto consuetudinario, diritto cogens o ius gentium, che sono cogenti, cioè devono essere applicate da tutti, da tutto il pianeta dovrebbero essere, che sono quelle norme che fanno sì che non si finisca più nella guerra. Nel diritto, diciamo, cogens consuetudinario internazionale ci sono due fondamentali principi, almeno questi due, oltre ai diritti dell'uomo. Uno, l'autodeterminazione dei popoli, e quindi ritorno proprio, che ogni popolo decide qual è il tipo di Stato che vuole costituire, quindi di fare una Costituzione. E questa Costituzione però deve essere democratica. C'è una Costituzione che prevede i diritti sociali, perché il secondo principio qual è? È quello del lavoro, che è il centro della nostra Costituzione, cioè il principio lavorista, cioè che ogni essere umano ha diritto di stare sul territorio avendo un lavoro, e un lavoro che gli consente di vivere dignitosamente a sé e alla sua famiglia. In tutto il mondo questo. Ecco, tornando quindi alla Costituzione italiana, poi ci sarebbe da dire, durante la Resistenza il popolo italiano ha fatto un'esperienza di vita che ha messo vicino persone molto diverse, imprenditori, lavoratori, erano in trincea dalla stessa parte, e quindi hanno capito che le persone sono uguali, quindi pari dignità. Allora, un insieme di principi quindi che sono nella Costituzione sono maturate durante lo spirito della Resistenza, e questo è quello che... Allora, noi quindi, qual è il potere costituente? Il potere costituente è il potere che un popolo ha avendo introiettato, incarnando certi valori, e quindi poi elegge un'assemblea che poi scriverà la Costituzione in base a però un qualcosa, a dei valori che erano già condivisi prima. Ecco, quindi abbiamo detto che il potere costituente appartiene al popolo a titolo originario e solo al popolo, e nessun potere costituito se ne può appropriare. Cos'è il potere costituito? Potere costituito invece è quello attribuito dalla Costituzione agli organi dello Stato. Quindi è un potere non originario ma derivato, e quindi sottordinato al potere costituente. E potere costituente appunto che esprime la volontà del popolo espressa poi nella Costituzione. No? Tanto per chiarire il concetto, le stesse leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono leggi sottordinate alla Costituzione, perché non sono espressione di potere costituente ma di potere costituito. E quindi le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale non possono comunque derogare ai principi fondamentali della Costituzione, quelli che delineano il tipo di Stato prescelto dal popolo italiano e quindi sancito poi nella Carta Costituzionale. Quindi l'esercizio del potere costituito non può trasformare il potere stesso da costituito in costituente, senza compiere con questo un atto rivoluzionario, o meglio un atto eversivo. E ciò è quello che è poi effettivamente accaduto nel momento della firma dei trattati europei. Il diritto dell'Unione Europea infatti è una chiara espressione di potere costituito. Perché? Perché è codificato nei trattati, che sono atti giuridici formati dagli Stati per mezzo dei propri organi. Quindi, in quanto tale, il diritto dei trattati è un'espressione quindi di potere costituito e deve essere sottordinato nella gerarchia delle fonti alla nostra Costituzione. È un concetto molto semplice, ma direi proprio fondamentale. Quindi, tutti i mutamenti che in qualche modo sovvertissero i principi fondamentali della Costituzione non potrebbero ricondursi alla volontà costitutiva di un certo tipo di Stato, che per quanto riguarda la nostra Costituzione è lo Stato sociale, ed è quindi lo Stato prescelto in sede di Assemblea Costituente dai padri costituenti. E quindi questi mutamenti non potrebbero trovare ingresso nel nostro diritto. Dico non potrebbero perché poi di fatto invece hanno trovato ingresso. Ed è venuta, la cosa è venuta in modo direi abbastanza subdolo, cioè non in modo chiaro, no?
quindi attraverso una legislazione sovranazionale che in qualche modo ha sovvertito completamente i principi fondamentali della Costituzione. Ecco, su questo concetto io sfido chiunque a contraddirmi. Beh, in primo luogo viene subito, è molto importante il fatto che una legge costituzionale ha dei limiti, non è del potere costituente, cioè quella non è approvata dall'assemblea costituente, è approvata da un Parlamento, e se anche fosse, naturalmente anche se approvata con i 2/3 dei componenti, ma anche fosse approvata al 100%, non lo può fare di cambiare quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione. Può cambiare dei dettagli, degli aspetti secondari, ma non quello che è centrale. E quello che è centrale va conosciuto bene. Volevo dire un'altra cosa, quindi l'articolo 81, la modifica che è stata fatta a introdurre il pareggio di bilancio, dal mio punto di vista, anche credo il tuo ovviamente, che l'hai già espresso, è questa introduzione all'articolo 81 nella Costituzione, semplicemente viola la Costituzione, la Corte può in qualunque momento dichiararla incostituzionale, se la Corte lo fa, poi bisogna vedere da chi è formata la Corte Costituzionale. Due, un governo potrebbe tranquillamente, un governo motivato, sostenuto dal popolo, vuol dire l'articolo 81 con un decreto lo annulliamo perché è contrario alla Costituzione, quindi non esiste, come è una norma non esistente, la tolgo. Quindi non è che se abbiamo cambiato qualcosa della Costituzione ce lo dobbiamo tenere così, primo. Su questo anche c'è da discutere un po' forse con alcuni giuristi. La terza cosa è, i trattati comunque dal punto di vista delle fonti del diritto, il diritto interno, sono delle leggi ordinarie. Cioè qui c'è la Costituzione, qui ci sono le leggi. Una legge senza la legge di attuazione del trattato, il trattato non ha nessun valore dentro lo Stato italiano, come ogni Stato ha, come dire, come un corpo ha una pelle, questa pelle è una membrana. Allora puoi far entrare nell'ordinamento solo ciò che la Costituzione prevede, e la Costituzione prevede esattamente questo, che un trattato può essere negoziato dal governo, benissimo, quindi dalle forze politiche, un tempo che ci sono in quel momento, sarà, poi ci vuole però l'autorizzazione alla ratifica che la fa il Presidente della Repubblica, autorizzazione che la dà al Parlamento. Allora il Parlamento fa una legge ordinaria, non fa una legge, nemmeno una legge costituzionale per approvare i trattati, che comunque se facesse una legge costituzionale che approva i trattati europei, se questa legge costituzionale contrasta con i principi fondamentali non varrebbe lo stesso, ma figurati una legge ordinaria. Una legge ordinaria può essere dichiarata tranquillamente, può essere impugnata da qualunque giudice e inviata alla Corte Costituzionale perché eventualmente sia appunto annullata se la venga dichiarata incostituzionale, se questo è il caso. Okay. Il secondo punto che appunto vorrei trattare riguarda l'eccezione di sovranità. Allora, il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione recita: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi l'attenzione deve ricadere su due punti. La sovranità appartiene, quindi il verbo appartenere, e che la esercita, cioè appartiene al popolo il quale la esercita. Ecco, quindi la sovranità appartiene al popolo e non è neppure cedibile, neanche parzialmente. Ciò in quanto la dichiarazione di appartenenza della sovranità al popolo implica la permanenza dell'esercizio di questa nel popolo come contrassegno essenziale e ineliminabile di un regime democratico. E significa che l'esercizio di tutti i poteri più elevati, cioè quelli che condizionano la direzione e lo svolgimento di tutti gli altri, è attribuito al popolo in modo ineliminabile, sicché neanche un procedimento di revisione costituzionale potrebbe sottrarlo. Per essere ancora più chiari su questo concetto, che è un concetto proprio basilare, si potrebbe riformulare il tutto in questo modo. Un regime può definirsi democratico se e in quanto l'esercizio delle più importanti funzioni sovrane dello Stato,
cioè quelle che sono, attengono quindi alla politica di bilancio, alla politica fiscale, alla politica monetaria, alla politica occupazionale, alla politica industriale, quindi in generale alla politica economica, è attribuito al popolo in modo permanente e ineliminabile, così come prevede il comma secondo dell'articolo 1 della Costituzione. Si può quindi dire che il diritto del popolo di partecipare a tutte le decisioni politiche più importanti, quelle supreme, rientra tra i diritti ineliminabili di cui è l'articolo 2 della Costituzione, restando così sottratto anche al potere di revisione costituzionale. Questo ovviamente non lo dico io, ma lo dice uno dei più grandi costituzionalisti italiani, che è Costantino Mortati. E diciamo proprio questo passaggio sta scritto nella sua opera fondamentale, sulla quale hanno studiato gran parte degli studenti di giurisprudenza della mia generazione, ma anche quella precedente e quella successiva, no? Che si intitola Istituzioni di diritto pubblico. Possiamo quindi dire che più ci si allontana, no, da questo diritto, più ci si allontana dalla democrazia. Meno il popolo partecipa alle decisioni supreme che riguardano tutti questi aspetti di queste funzioni fondamentali, più il popolo si allontana, più ci si allontana dalla democrazia. La sovranità quindi non è cedibile giuridicamente, ma questo non significa che non sia stata ceduta, come qualcuno sostiene. Di fatto la sovranità è stata ceduta, ed è stata ceduta da apparati sovranazionali che purtroppo non rispondono ai criteri della democrazia, perché non sono eletti direttamente dal popolo e non hanno responsabilità politica, cioè non tornano al popolo, al giudizio del popolo, in elezioni successive. Di fatto la sovranità è stata ceduta, o meglio è stata fatta evaporare, proprio è svanita la sovranità, violando palesemente la Costituzione. Oggi possiamo concludere, noi non siamo in democrazia. Chi vi dice che occorrono più cessioni di sovranità o è un ignorante che non conosce queste cose o è in malafede e viola il dettato costituzionale, magari dopo aver giurato fedeltà allo stesso. E vi sta ingannando. C'è conferma di quanto dice Mario. Possiamo citare l'articolo 11 della Costituzione, che prevede, tra l'altro, quale deve essere il rapporto tra i popoli. Popoli sovrani sul territorio, il loro rapporto deve essere di pace, ma non solo di pace, anche di giustizia, perché si può avere anche una pace in cui un popolo opprime un altro a tal punto che non c'è la pace, ma questo è oppresso. Pace e giustizia vuol dire che tutti i popoli del mondo hanno diritto all'autodeterminazione, cioè ogni popolo è sovrano sul proprio territorio, così come prevede la Costituzione italiana, ma vale per tutti i popoli del mondo. Quindi quello che noi diciamo qui, per gli amanti dell'internazionalismo, sappiate che il primo passaggio per poter creare un internazionalismo che non sia al servizio del grande capitale è quello di rispettare la volontà popolare, cioè la volontà di ciascuno di noi, insieme, collettivamente, costituiamo il popolo. Allora, articolo 11 della Costituzione prevede che non sono ammesse cessioni di sovranità, ma solo limitazioni. L'articolo 1 dice il popolo è sovrano e quindi già hai già detto tutto, però nell'articolo 11 viene confermato, non sono consentite se non limitazioni. La limitazione vuol dire che posso limitare la mia sovranità, vuol dire che comunque me la posso riprendere indietro in qualunque momento. Ecco. A carattere temporale. È a carattere temporale, no? E anche qui non è solo che io posso limitare la sovranità, ci mette un altro limite, che in condizioni di parità con gli altri stati. Terzo, solo in favore di organizzazioni che hanno come scopo non quello del mercato comune, degli scambi internazionali, del libero scambismo, ma della pace e giustizia tra le nazioni. Quindi ci sono limiti,
alla sovranità, ma solo in condizioni di parità e solo per organizzazioni che garantiscono la pace e la giustizia tra le nazioni. Allora capite bene che questo è ancora un rafforzamento di quello che dice l'articolo 1. Ecco. Ecco, allora, il terzo punto che terrei a chiarire riguarda il fatto che l'Italia ha perso la sovranità monetaria e in questo senso è diventata un non-Stato. Perché? Perché se si cede la competenza esclusiva in materia di politica monetaria, come prevede l'articolo 3, comma primo, lettera C del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ricordo che la politica monetaria riguarda la domanda e l'offerta della moneta, il costo della moneta, cioè il tasso di interesse, e il tasso di cambio. Quindi se si cede la competenza esclusiva, dicevo, in materia di politica monetaria, se si rende la banca centrale indipendente dal potere politico, e questo significa che si rende la banca centrale indipendente dalla democrazia, perché il potere politico è espressione di democrazia, no? Si cede di fatto la sovranità monetaria, che rimane una scatola vuota, rimane una sovranità, con un gioco di parole, desovranizzata. E a questo proposito vorrei citare uno scritto del professor Giuseppe Guarino, risalente al 1992, che è molto chiaro, molto illuminante in questo senso. Ed è tratto da uno scritto, si intitola Pubblico e privato nell'economia, la sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, quaderni costituzionali, aprile 92. Cosa dice il professor Guarino? Rinunciando ai poteri di determinare autoritariamente ed autonomamente la quantità di moneta da immettere in circolazione, di fissare il cambio, di fissare il tasso di sconto, di elevare autoritariamente la imposizione, tenendo conto solo dei fattori interni ed accettando che la sua struttura produttiva si conformi sulla sola base delle leggi di un mercato aperto, lo Stato si priva di attributi essenziali della sovranità, alcuni dei quali considerati a tal punto intrinseci alla sovranità da rendersi persino superflua la loro esplicitazione. In altre parole, proprio con riguardo ai poteri di più diretto intervento nell'economia, lo Stato diviene non Stato. L'idea, no, che lo Stato possa esercitare un residuo di sovranità monetaria, avendo completamente ceduto agli organi di comando dell'Unione Europea la programmazione economica e finanziaria, è un'idea ingenua, è un'idea illusoria ed anche pericolosa. Vorrei chiarire un attimo, spendere due parole sull'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Perché leggendo questo articolo può sorgere l'idea che, trattando soltanto di banconote, l'articolo lasci spazio a l'emissione nel circuito finanziario di carta moneta diversa dalle banconote. Allora, il fatto che l'articolo 128 parli soltanto di banconote è irrilevante, perché è del tutto chiaro che, menzionando le banconote, l'articolo 128 si riferisce a tutta la carta moneta, nessuna esclusa. Questo perché? Perché se si passa poi alla seconda parte dell'articolo, che prevede la possibilità da parte dei governi, quindi degli stati, di coniare moneta, ma con il limite del quantitativo di conio, quindi con l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, proprio sul quantitativo del conio, no? Cioè la misura del conio. Ecco, allora, che senso avrebbe avuto stabilire questo limite, cioè sottoporre la possibilità di coniare moneta all'autorizzazione per quanto riguarda il volume del conio alla Banca Centrale Europea, se si fosse lasciato invece libero lo Stato di stampare moneta cartacea?
è chiaramente un non senso. No? Quindi se noi interpretiamo la norma nel suo complesso, quindi dal punto di vista sistematico, ma poi anche nell'ambito di tutte le altre norme nella quale questo articolo viene inserito, noi capiamo chiaramente che la norma parla di tutta la carta moneta, nessuna esclusa. In ogni caso l'interpretazione della norma sarebbe comunque riservata alla Corte di Giustizia, perché per il diritto dei trattati l'unico organo deputato a interpretare le norme dei trattati è la Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia è quella che ci dice più volte che il diritto dei trattati è sovraordinato a tutto, cioè ci racconta una cosa che, come abbiamo visto prima, non sta in piedi, non è sostenibile dal punto di vista del costituzionalismo. L'idea è anche pericolosa perché introduce l'illusoria convinzione che l'unico modo per poter in qualche modo risollevare il nostro paese dal punto di vista economico e dal punto di vista della democrazia, cioè uscire dalla moneta unica e poi dall'Unione Europea stessa, sia tutto sommato non necessaria. E questa è un'idea estremamente pericolosa, perché ci espone a tutte le conseguenze che oggi stiamo chiaramente vedendo nella vita quotidiana. E faccio l'avvocato del diavolo nei confronti del professor Guarino. Non ho letto l'articolo, ma il fatto che l'Unione Europea è intervenuta in una situazione in cui comunque la nostra sovranità l'avevamo già perduta nell'81, nel momento nell'81 l'abbiamo persa non firmando dei trattati, ma con una lettera privata di Andreatta nei confronti di Ciampi. Ora, questo è un tema che Galloni stesso definisce il punto di svolta e la perdita della democrazia in Italia. Quindi, ed è avvenuto non con una legge costituzionale, no, con una lettera privata. Perché è avvenuta con una lettera? Dobbiamo capirlo. È avvenuta con una lettera perché se avessero presentato questa proposta in Parlamento, il Parlamento sarebbe stato sicuramente contrario. Eravamo nell'81, c'era ancora un pochino di politica democratica. Cosa significa cedere? Perché è ceduta la sovranità monetaria? Ma perché nel momento in cui crei una banca centrale indipendente dalla politica, la banca centrale dipende da qualcos'altro, non dalla politica ma dai tecnici, e i tecnici che sono una nuova classe che si è creata in quel periodo lì, e l'atto dell'81 è centrale. Da lì in poi noi come Stato abbiamo avuto infatti dei tassi di interesse che sono arrivati al 25%, quindi la spesa pubblica, che è necessitata in Italia, prevista dalla Costituzione, perché con la spesa pubblica, no, si può creare lo Stato sociale. Senza spesa pubblica non fai lo Stato sociale. Quindi sovranità monetaria, senza sovranità monetaria uno Stato non può fare spesa sociale. Senza spesa sociale si è fuori completamente dal modello costituzionale, si passa in quello neoliberista. Ecco, allora come quarto punto parliamo di un'altra convinzione illusoria che riguarda la politica fiscale, cioè l'illusione è che la politica fiscale sia rimasta di competenza degli Stati membri dell'Unione. Questo non è vero. Un trattato che è il Fiscal Compact e due atti giuridici, o almeno una serie di atti giuridici che sono conosciuti come Six-Pack e Two-Pack, hanno drasticamente rafforzato la sorveglianza della governance europea sul bilancio degli Stati membri, escludendo di fatto la politica di bilancio, quindi tutta la politica economica, da un approfondito dibattito parlamentare. Ecco, cerchiamo allora bene adesso di capire che cos'è la politica di bilancio, in modo molto semplice. La politica di bilancio è un'azione di politica economica del governo che riguarda le entrate e le uscite dello Stato, quindi riguarda ciò che lo Stato incassa attraverso il prelievo fiscale, le tasse, quindi ciò che preleva lo Stato dalle nostre tasche, e ciò che lo Stato ci restituisce attraverso la spesa pubblica, quindi attraverso i servizi, attraverso la sanità, attraverso i trasporti, attraverso la giustizia, attraverso la scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato, che
tecnicamente si chiama saldo primario, è sostanzialmente il bilancio dello Stato. Dal bilancio noi possiamo capire quanto lo Stato spende, come lo Stato spende e in relazione a quanto invece preleva dalle nostre tasche attraverso l'imposizione fiscale. La politica di bilancio quindi include la politica monetaria, la politica fiscale, la politica occupazionale, la politica industriale e via discorso, tutta la politica economica. Ecco, allora, quindi, capito questo, no? Capito cos'è in termini molto semplici il bilancio, noi abbiamo detto che l'Unione Europea esercita un controllo stringente sul bilancio degli Stati e questo avviene attraverso il cosiddetto semestre europeo e attraverso poi un secondo passaggio che è quello che avviene entro il 15 di ottobre di ogni anno, cioè di consegna della bozza della manovra di finanza pubblica alla Commissione Europea e all'Eurogruppo per l'esame da parte di questi due organi. Allora, cosa sia il semestre europeo? Ce lo spiega direttamente l'Unione Europea sul suo sito ufficiale. Il semestre europeo è un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati. Cosa sia il bilancio l'abbiamo appena visto. Perché si dice che, essendo in un'unione, tutti gli Stati devono avere le politiche di bilancio sostanzialmente sincronizzate fra loro, coordinate fra loro. E la Commissione pubblica addirittura un calendario. Si parla di semestre europeo, in realtà è un ciclo economico che dura tutto l'anno. E questo ci fa capire che come a volte i trattati, sempre i trattati, siano scritti per non essere compresi, per non essere capiti, no? Perché tutto genera confusione. Si comincia in questo calendario a novembre dell'anno precedente, quello interessato. La Commissione a novembre fissa gli orientamenti per l'esercizio successivo, per l'anno successivo. Questi orientamenti riguardano gli investimenti, riguardano le riforme strutturali che devono porre in essere gli Stati e le responsabilità di bilancio. Poi, a febbraio dell'anno interessato, la Commissione valuta le politiche sociali dell'anno precedente, le politiche economiche e sociali dell'anno precedente, ovviamente rispetto alle raccomandazioni dell'anno prima. A marzo e ad aprile i paesi dell'Unione Europea presentano i loro programmi nazionali di riforma, PNR, riguardano fondamentalmente le privatizzazioni, tutto quello che le liberalizzazioni, tutto quello che l'Unione Europea ci dice di fare, fondamentalmente, no? E riguardano i programmi di stabilità e convergenza, PSC, che sono piani di bilancio triennali, no? Quindi il bilancio viene programmato di 3 anni in 3 anni, quelli di stabilità riguardano la zona non euro, quelli di convergenza riguardano la zona euro. A maggio-luglio ogni paese riceve le raccomandazioni su misura, dice, no? Dice la Commissione Europea, riguardanti la politica economica di bilancio. Questo per stimolare la crescita, e la crescita che però deve venire mantenendo in ordine i conti pubblici. Tra agosto e ottobre i governi nazionali inseriscono queste raccomandazioni nei rispettivi piani di riforma e di bilanci nazionali per l'anno successivo. Attenzione, i governi nazionali non è che discutono, inseriscono, imperativo. Quindi non c'è discussione su questi punti, anche perché non ci sarebbe tempo per discutere su una cosa così ampia, così importante come una legge di bilancio. Praticamente in un mese e mezzo, perché agosto non si conta, rimane settembre e la metà di ottobre. Quindi i governi inseriscono queste raccomandazioni. Entro il 15 di ottobre, infine, i piani di bilancio per i paesi euro vanno presentati alla Commissione e all'Eurogruppo per l'esame, perché se la Commissione e l'Eurogruppo ritiene che in qualche modo non siano conformi alle raccomandazioni impartite, la Commissione o l'Eurogruppo
rimette in discussione il tutto e suggerisce le modifiche da fare e da approvare entro la fine dell'anno. Quindi il controllo è veramente stringente, e sia nella programmazione che nel controllo della politica di bilancio, per quanto abbiamo detto prima, è chiaro che, ed è implicito che rientri anche la programmazione e il controllo fiscale, no? Proprio perché abbiamo detto che nella politica di bilancio rientra anche la politica fiscale. E questo chiude ogni discussione sul punto dei vari delle varie possibilità dei certificati di credito fiscale, no? Cioè questi sconti fiscali che dovrebbero essere programmati a distanza di anni. Perché nel momento in cui abbiamo un controllo così stringente sulla politica fiscale, voi potete benissimo capire che sconti fiscali nell'ordine di 200 o 300 miliardi annui, la Commissione europea non ce li potrà mai consentire. Ci vuole veramente tanta fantasia e tanto ottimismo per poter pensare a una soluzione di questo tipo. Dunque, allora, questo è quanto scritto nei trattati, e in ogni caso per un pubblico che vuole sapere le cose proprio grosse deve sapere comunque che l'Unione Europea stabilisce un contesto in cui la moneta è tutta a debito. Allora, la nostra Costituzione invece prevede un contesto economico in cui la moneta non è a debito, cioè vuol dire che lo Stato può emettere moneta senza indebitarsi, senza creare debito pubblico. Il debito pubblico di cui di solito si sentiva parlare anche prima qualche volta, ma non era debito che l'Italia o come paese o come cittadini o come imprese aveva nei confronti dell'estero, era un debito interno, cioè in pratica lo Stato riceveva dai cittadini i risparmi che i cittadini avevano fatto comprando dei titoli, e questi titoli quindi erano dei titoli di credito che i cittadini hanno nei confronti dello Stato. Capite che è un sistema completamente diverso, perché quella è una partita interna, cioè tutta giocata all'interno della stessa economia, mentre oggi con la moneta a debito noi siamo veramente debitori verso l'estero, verso soggetti non del nostro paese. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è questa. Dunque, prima c'è qualcuno che dice che trovare la via dei crediti fiscali può essere pericoloso, perché ecco, io credo che molti di coloro che lo propongono non credono che sia una sostituzione all'uscita dell'euro, sono una cosa che uno può provare a tentare, se la tenta gliela bocciano, finisce lì, ecco, non credo che succederà quello. Ecco, se invece può diventare pericoloso se uno dice quello sostituisce l'uscita dall'euro, ecco, quello non può sostituire l'uscita dall'euro, perché noi comunque continuiamo ad essere in un sistema di moneta a debito. E da quando c'è moneta a debito non c'è sovranità monetaria, e quindi non c'è tout court sovranità del popolo. Allora, un ulteriore punto riguarda il concetto di piena occupazione e altre espressioni che possiamo definire cosmetiche contenute nei trattati dell'Unione Europea. Allora, partiamo dal concetto di piena occupazione. Per quello che si può desumere dal sistema costituzionale, la piena occupazione la potremmo definire come il massimo impiego possibile della forza lavoro disponibile. Si ha tecnicamente una piena occupazione quando la disoccupazione scende al di sotto del 4%. Questo perché c'è sempre comunque un minimo di disoccupazione, vuoi per la gente, per le persone che stanno cambiando lavoro, vuoi per chi ha appena finito gli studi, quindi in attesa della prima occupazione. Comunque, quando la disoccupazione scende al di sotto del 4%, noi abbiamo una piena occupazione, e questa l'abbiamo raggiunto nel 1963. Però il concetto di piena occupazione viene anche ripreso dai trattati europei, cioè proprio letteralmente. Però noi dobbiamo capire che è un concetto completamente diverso, addirittura opposto
a quello costituzionale. E questo lo desumiamo soprattutto dalla lettura di due articoli. Il primo è l'articolo 3,3 del Trattato sull'Unione Europea. Il secondo è l'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Vediamo praticamente cosa dicono. L'articolo 3,3. L'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e poi su altre cose. Allora, la prima cosa che potrebbe sembrare, uno dice, legge, vabbè, insomma, mira alla piena occupazione, dice, però, vabbè, insomma, sì, queste persone, tutto sommato, includono, no, anche questo concetto nel programma dei trattati. Però non è così. Non è così, perché basta guardare che è il soggetto che compie l'azione di mirare alla piena occupazione per rendersi conto che non è cosa di competenza dell'Unione Europea. Il soggetto è l'economia sociale di mercato, l'economia di mercato fortemente competitiva, è quella che mira alla piena occupazione. E questo ci dice prima di tutto che per questo articolo, cioè per questa norma, la piena occupazione non è concepita come un obiettivo dell'Unione, ma come un normale effetto, un tendenziale effetto, un naturale effetto di un mercato ipercompetitivo. E quindi questo è già un primo concetto, no, che ci porta al liberismo economico. Se poi andiamo a vedere l'articolo 151, a cui accennavo prima, noi vediamo che dopo una serie di espressioni, come definivo prima, cosmetiche, no? Ci dice l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la protezione sociale adeguata, il dialogo sociale. Abbiamo un secondo e un terzo comma che invece definiscono bene, molto più precisamente, il concetto di piena occupazione. Dice a tal fine, quindi, no, per promuovere l'occupazione, l'Unione e gli Stati mettono in atto misure che tengono conto della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione. Quindi qui abbiamo un primo elemento, la competitività, e noi sappiamo che è la forte competitività in base all'articolo 3,3 del Trattato sull'Unione Europea. Il terzo comma specifica ancora di più il concetto. Ci dice, essi, cioè l'Unione e gli Stati, ritengono che una tale evoluzione, cioè la promozione dell'occupazione, risulterà come una cosa naturale, no? Come un normale effetto, dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali. Quindi il concetto che noi ricaviamo dalla lettura di questa norma è che l'Unione e gli Stati ritengono che il libero funzionamento del mercato interno basato su un'economia fortemente competitiva favorirà la piena occupazione. E questa è l'impostazione liberista neoclassica. Cioè l'ipercompetitività del mercato favorisce la piena occupazione, automaticamente, come un effetto naturale. Noi però sappiamo che non funziona, le cose non funzionano proprio così. Cioè noi sappiamo che il lavoro non è una merce, cioè il lavoro non è un qualche cosa che rimane soggetto alla legge della domanda e dell'offerta, per cui se il lavoro costa poco, il lavoratore incontra la domanda e lavora, se invece ha delle pretese non incontra la domanda e quindi non lavora. Noi sappiamo che, proprio lo sappiamo attraverso l'esperienza empirica di un secolo, forse anche più, che l'ipercompetitività del mercato e i prezzi bassi, no, non solo non favoriscono la piena occupazione, ma favoriscono la disoccupazione, perché questa è strumentale al principale obiettivo
dell'Unione Economica Europea, dell'Unione Europea, che è la stabilità dei prezzi. E perché dico questo? Perché vabbè, il concetto, no, che la stabilità dei prezzi sia il principale obiettivo dell'Unione Europea deriva da tutta una serie di norme, dei trattati che abbiamo già analizzato più volte, eccetera, no? Ma se il principale obiettivo è la stabilità dei prezzi, come fa un imprenditore ad incrementare il proprio profitto se non può aumentare i prezzi, il costo del proprio prodotto? Ha semplicemente uno strumento, quello di ridurre i costi. E per ridurre i costi deve o ha la possibilità di ridurre il costo delle materie prime, ma non ha grandi possibilità su questo profilo, oppure deve ridurre quello che si chiama il costo del lavoro, cioè ridurre le buste paga, i compensi, i salari dei lavoratori. Riduce il costo, incrementa i profitti. Però questa cosa chiaramente non garba molto al lavoratore. Il lavoratore non è troppo d'accordo, no, sul fatto di vedersi ridurre i propri stipendi. E allora come si fa a costringere il lavoratore ad accettare tutto questo? Attraverso la disoccupazione, mantenendo un livello elevato di disoccupazione. Piuttosto che non lavorare, il lavoratore accetta condizioni di lavoro inferiori, accetta riduzioni di stipendio, accetta riduzioni di garanzie sotto il profilo del diritto del lavoro. Ed è quello che è successo negli ultimi 20 anni, con tutte le riforme del diritto del lavoro che sono state fatte in questi anni, in questi ultimi 20 anni. Quindi il concetto di piena occupazione, come vedete, è un concetto completamente diverso da quello costituzionale. Ed ha un limite anche intrinseco, cioè la piena occupazione non deve essere veramente piena, proprio perché una piena occupazione incrementerebbe l'inflazione, quindi provocherebbe un aumento dei prezzi. E questo avviene attraverso un altro meccanismo che è gestito dall'Unione Europea, cioè dalla Commissione Europea, che tutti gli anni e per tutti i paesi fissa un tasso di disoccupazione non inflazionistico, che viene definito con un acronimo NAIRU, oppure NAVRU con la V doppia, non c'è differenza, NAVRU significa soltanto tasso di disoccupazione che non fa incrementare le buste paga. Quindi fissa, dicevo, la Commissione Europea un tasso di disoccupazione che al di sotto del quale la disoccupazione non solo non può scendere, ma non deve scendere, proprio per non provocare un incremento dei prezzi. Quindi voi capite in questo che il concetto di piena occupazione è un concetto, come dicevo prima, cosmetico, serve a ingannare la gente. Ecco, allora, altre espressioni che definiamo cosmetiche sono contenute sempre nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea e nella parte in cui si dice: essa, cioè l'Unione, promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. Quindi si parla di coesione economica, di solidarietà. Altre espressioni cosmetiche riguardano invece sempre l'articolo 151, dove si parla di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, di protezione sociale adeguata, di sviluppo di risorse umane che servono a consentire appunto il livello occupazionale elevato e duraturo. Ecco, perché sono espressioni cosmetiche? Allora, ritorniamo all'articolo 3, no? L'Unione Europea promuove la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Ma se l'Unione Europea deve adoperarsi per promuovere una economia di mercato fortemente competitiva, come può promuovere al tempo stesso la solidarietà tra gli Stati membri? Cioè, la forte competizione è una forte competizione anche interna, cioè tra Stati, e il che vuol dire che gli Stati devono competere tra di loro sulle esportazioni. Chi esporta di più vince, chi esporta di meno perde,
Chi esporta di più va in surplus commerciale, chi esporta di meno, quindi importa, va in deficit. E come può esserci coesione economica e sociale e solidarietà tra gli stati se l'obiettivo principale dell'Unione è quella, cioè di competere, la forte competizione? Quindi è facile capire che queste frasi sono il dolcetto, no? Cioè, servono ad addolcire un qualche cosa di molto più pesante ed importante. L'altro aspetto che segnalavo, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Ma scusate un attimo, se io devo fare deflazione salariale per assicurare, no, il mantenimento della stabilità dei prezzi, cioè devo ridurre gli stipendi dei lavoratori per raggiungere quell'obiettivo, ma come posso pensare che la vita dei lavoratori possa migliorare, la condizione della vita dei lavoratori possa migliorare? È una contraddizione in termini. Come posso pensare a una protezione sociale adeguata quando mando a far la fame migliaia, milioni di lavoratori? E quali siano poi, no, lo sviluppo delle condizioni di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro? Basta leggere l'articolo 145 del Trattato sul funzionamento, il quale ci dice, ve lo leggo perché è veramente è comico, cioè se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, come si suol dire, no? Gli Stati membri e l'Unione, dice, no, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, ma che bravi, no? E in particolare a favore della promozione di una forza di lavoro competente, qualificata, adattabile. E di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, ai fini di realizzare gli obiettivi di cui l'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, cioè forte concorrenza e stabilità dei prezzi. Ma cioè, la forza di lavoro adattabile vuol dire che, in base alle esigenze del datore di lavoro, la forza di lavoro ha la borsa in mano, si deve spostare, deve andare dove vuole il datore di lavoro. Come fanno a migliorare le condizioni di vita del lavoratore se di punto in bianco deve farsi 2000 chilometri per andare e trasferirsi in un altro stato, da un'altra parte, no? O ma anche nell'ambito dello stesso stato di appartenenza? Ma poi per rispondere ai mutamenti economici e assicurare gli obiettivi, no, della forte competizione, la forza di lavoro deve essere anche flessibile. Cioè deve essere facilmente licenziabile. Allora, faccio una sintesi, no? Proprio per... Allora, in pratica nei trattati si dice questo: fatta salva la stabilità dei prezzi, cioè fatto salvo che l'inflazione si mantiene entro il 2% più o meno, l'Unione promuove, no, progresso sociale, promuove il benessere dei lavoratori, tutto questo. Allora, sappiamo che i trattati sono scritti in un linguaggio fatto apposta per non farsi capire, questo ce lo dice Amato direttamente, andate su YouTube e lo trovate. Abbiamo scritto i trattati in modo che le persone non potessero comprendere, perché sennò ci sarebbero state delle sommosse, delle insurrezioni. Ecco. Quindi i trattati partono già con l'idea di essere un'elite di illuminati, i quali decidono al riparo dal processo elettorale, cioè al riparo dalla democrazia. Queste elite decidono come devono essere governati i popoli europei. Faccio un'altra osservazione: quando parla di economia di mercato, c'è una parolina in mezzo, economia sociale di mercato. E perché c'è scritto sociale? Quando senti economia sociale, immagini che sia un'economia fatta a favore della solidarietà. Poi spesso nei trattati c'è scritto solidarietà. Ma economia sociale, bisogna vedere la storia, fu un termine che von Hayek
diciamo, l'oppositore di Keynes. Abbiamo due modelli economici, Keynes, che è quello keynesiano, e von Hayek, che è quello liberista, facendo, semplificando al massimo. Von Hayek era stato a favore dell'idea di scrivere economia sociale, perché questo nascondeva il vero tipo di economia, che è fortemente competitiva. Allora, economia sociale, toglici sociale, mettici fortemente competitiva, perché sociale è una truffa. Fortemente competitiva, ce lo siamo detti, è l'economia che premia l'esportazione. Chi esporta di più è premiato. Bene, se andiamo a vedere Keynes, cosa pensava delle esportazioni, appunto, dopo Bretton Woods, Keynes aveva, per Bretton Woods aveva progettato il bancor, cioè una moneta attraverso cui si sarebbero dovuti avere gli scambi, fatti gli scambi internazionali. Alla fine dell'anno si andava a vedere come i vari stati avevano o esportato di più o importato di più, e si faceva in modo che gli stati esportatori non solo non venissero premiati dal mercato, ma ci fosse, come dire, dei meccanismi di ristrutturazione, per cui chi aveva esportato di più doveva in qualche modo aiutare chi aveva esportato di meno. Allora, l'economia keynesiana oggi funziona, potrebbe funzionare? Eh no, miei cari, se anche togliamo l'Unione Europea, ma rimaniamo in un mondo globalizzato, non funziona più, perché i neoliberisti stupidi non lo sono, hanno fatto in modo che gradualmente si riuscisse a togliere tutti quei prerequisiti che sono necessari al fatto che l'economia keynesiana, cioè l'economia che dà piena occupazione, possa realizzarsi. E questi prerequisiti sono che un popolo sia sovrano all'interno dei propri territori, con i propri confini, e quindi possa stabilire se vuole accettare o no certe merci, o se vuole porre tariffe su certe merci, in modo da fermare, no, quelle tentativi di invasione, che sono invasioni economiche da parte di stati competitivi, i quali cosa fanno? Fanno dumping, cioè fanno in modo che finanziano le loro imprese tranquillamente con la spesa pubblica, dopodiché, perché sono avanti nello sviluppo economico, dopodiché vanno a invadere questi paesi mettendo sul mercato dei prodotti a un costo più basso. Allora, non è possibile ripristinare il keynesismo se si mantengono intatti i meccanismi della globalizzazione. Sono quattro: libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone. Questi quattro punti sono presenti sin dalle prime vagiti dell'Unione Europea. Ecco, con questo credo che avete un'idea di come appunto siamo dentro una colossale truffa che un giorno richiederà davvero un giudice, che non sarà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, come dire, è un giudice interno a questo meccanismo, ma ci vorrà una Corte di Giustizia contro i crimini dell'uomo, insomma, che esiste, insomma, è quella che ci vuole, perché portare i popoli del mondo alla disoccupazione, alla distruzione del lavoro, ha portato a milioni di morti nel mondo e a una enorme divaricazione tra ricchi e poveri. E attualmente, dunque, nel 2017 8 miliardari possedevano la stessa ricchezza della metà meno ricca del mondo. 8 miliardari. Nel 2020, quel prossimo, è previsto che sarà un solo miliardario che avrà tutto questo. L'Unione Europea è una roccaforte del neoliberismo, una delle meglio riuscite, ma ragazzi, non è solo quella, quindi bisogna sapere che se si esce dall'Unione Europea dobbiamo salvaguardare, applicare nella sua interezza la Costituzione, e il protezionismo, che oggi è considerato la peggiore bestemmia, in realtà era quello che è necessario per fare in modo che un paese possa sviluppare pienamente le proprie imprese. Protezionismo vuol dire semplicemente che io mi proteggo dagli invasori economici. Per redistribuire la ricchezza. Per redistribuire la ricchezza. Quindi Keynes è l'economista che prevede la redistribuzione della ricchezza. Von Hayek, che viene seguito nei trattati europei, è quella che la vuole concentrata nei produttori, in pochissimi di essi.